Sta per iniziare una nuova puntata di Rebus Questioni di Conoscenza. Ecco che cosa vedremo. Chi era veramente questa donna, questa figura femminile? È possibile che fosse la vera, autentica portatrice del messaggio di Gesù? Quale potere si nasconde dietro questa emblematica persona? E soprattutto, chi ha tentato, se tentativo c'è stato, di offuscarne la grandezza e ovviamente il potere? E a poco, dovunque andassi, chiese romaniche, gallerie, qualcosa mi chiamava ad andare a cercare e incontravo pitture, incontravo rimandi, incontravo parole, incontravo gesti, incontravo situazioni che mi riportavano lì. E via via mi è stato sempre più chiaro per me di quanto la figura della Maddalena sostanziasse quello che andavo cercando. Chi era in realtà Maria Maddalena? Con quale figura storica possiamo identificarla? Con la sorella di Lazzaro di Betania, che è stata sdoppiata, così come molti altri personaggi, perché non bisogna assolutamente scandalizzarsi all'idea che i personaggi del copione del racconto evangelico spesso sono il frutto o di convergenze di più persone che finiscono in una sola, o di sdoppiamenti o addirittura di triplicamenti di persone storiche. Su un lato della fronte c'è un piccolo segno. Sarebbe proprio quello il punto toccato da Gesù al momento di congedarsi da lei nell'orto della resurrezione. Nessun re, nessun principe poteva accedere alla cripta se non si era spogliato dell'armatura e della spada. L'accesso alla basilica era severamente vietato alle donne. Se avessero avuto la temerarietà di entrarvi, avrebbero forse scoperto, Dio non voglia, una Maddalena meno convenzionale, diversa, inquietante. Ci vediamo tra poco.